Buongiorno e benvenuti. Riprendiamo quindi il ciclo delle conferenze e prima di tutto devo spiegarvi perché siamo qui. Mi spiace molto, è ovviamente un piano B. Non vi ho mai raccontato le azioni che come commissario della Domus Mazziniana ho dovuto prendere nei primi tempi di questo incarico, perché mi sembrava inopportuno, mi continua a sembrare inopportuno, ma qualcosa devo dirvi perché siamo qui, questo va spiegato, perché è facile per me immaginare la lettura di questo, ovvero il crudele, perfido ed egoistico appropriarsi degli eventi della Domus da parte dell'ingorda scuola normale. Questo è chiaro, perché così va il mondo e comunque questo resterà nella mente di alcuni, specialmente quelli che non ci sono e che non sono venuti per protestare contro questa protervia della scuola normale. In realtà è molto più semplice. Ho fatto un errore, io. Ho messo in regola la Domus. La Domus non aveva il certificato di agibilità, non aveva il certificato di prevenzione incendio e non esisteva, semplicemente. È stata usata abusivamente per un certo numero di anni. Io ho fatto l'errore di far sì che abbiamo il certificato antincendio ed esistiamo sulle mappe. Bene, a questo punto però non possiamo più aprire. Come mai? Perché per aprire è necessario avere due unità di personale contemporaneamente presenti che hanno avuto il training per la sicurezza e che hanno avuto il training per il primo soccorso. Molto ragionevole, perché una delle due si potrebbe avere un accidente, un incidente, un coccolone, l'altra per poter intervenire. Come sapete, la normale ha zero personale, zero dotazione ministeriale per poter prendere il personale. Allora io potrei mandare il personale della normale, dite voi. No, danno erariale, non si può fare. La posso andare a aprire io? No, perché sono uno. E poi, confesso, non ho avuto il training. Ve lo racconto perché è buffo questo paese. Forse avrei dovuto mantenere la Domus clandestina, in modo che nessuno sapesse che esiste, ma sembrava la cosa giusta da fare metterla in regola. Non è mai abbastanza in regola una cosa quando è in regola in questo paese, come sapete. Quindi abbiamo dovuto spostare questo, cancellare una conferenza perché sono venuti a diffidarci di fare qualunque evento il giorno prima e ora spostare questa qui. Come si risolve questa questione? Andrà delle battute, perché è chiaro che c'è un fondamento di logica in questa cosa che vi racconto in modo buffo, facendola sembrare illogica, perché è del tutto corretto che ci siano queste precauzioni e così via. Si risolve nel senso di come abbiamo detto all'inizio e del motivo per il quale il commissario della Domus è stato scelto nella persona del direttore della scuola normale, cioè creando sistema, rendendo possibile che la scuola normale tenga aperta la Domus. Ora non si può fare perché mancano degli atti specifici dell'ufficio legale del Ministero dei Beni Culturali. Io spero che questi atti avvengano prima che ci troviamo a celebrare un qualche altro centenario della vita di Mazzini e delle sue tante opere, e spero che riusciremo a tornare in tempi ragionevoli alla nostra sede naturale da questo punto di vista. Questo aneddoto vi dovevo per spiegarvi perché siamo qui, e mi fa comunque piacere che ci siate. Abbiamo dato una sala bella proprio per farci perdonare di questo cambiamento di sede. Io darei adesso la parola nell'ordine a Daniele Menozzi, che è il coordinatore del Comitato Scientifico della Domus, e poi al nostro relatore, che verrà appunto introdotto da Daniele, ringraziando Roberto di essere qui, scusandomi perché adesso devo tornare al piano di sotto, ma insomma ci vedremo sicuramente presto. Grazie a tutti quanti voi. Dopo appunto avere
saputo le vicissitudini della Domus, le difficili vicissitudini della Domus, ritorniamo al programma di lavoro che avevamo cominciato a svolgere e che è stato interrotto. Oggi abbiamo l'incontro con Roberto Balzani, di cui vi illustro molto rapidamente la figura. Lo conoscete, ma insomma cerco di dare un quadro complessivo del suo profilo. Roberto è membro del comitato scientifico della Domus Mazziniana e attualmente è sindaco di Forlì, oltre che professore ordinario di storia contemporanea alla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Università di Bologna, sezione di Ravenna, della quale appunto è stato preside tra il 2008 e il 2009. Roberto Balzani si è formato alla Scuola di Storia Contemporanea del Cesare Alfieri a Firenze, guidata da Giovanni Spadolini. La sua attività si è incentrata su vari tipi di studio, coerentemente alla sua formazione alla storia politica, ma poi si è anche occupato di altre questioni: storia delle infrastrutture urbane, storia delle amministrazioni locali e dei servizi, soprattutto dopo l'esperienza di studio che ha compiuto tra l'86 e l'89 all'Istituto Universitario Europeo, dove ha lavorato sotto la supervisione di Peter Hertner. Fra il 94 e il 97 ha fatto parte del consiglio direttivo della SISCO, la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, e possiamo dire che gli assi di studio fondamentali su cui ha lavorato sono, oltre alla storia politico-culturale del periodo risorgimentale e post-risorgimentale, la storia economica sociale, la storia economica amministrativa ed anche la storia delle mentalità collettive dei beni culturali. Ecco, soprattutto a quest'ultimo fase del suo lavoro, interesse dei suoi lavori, si è concentrato negli ultimi tempi ed ha avuto un rapporto anche stretto con la scuola, per cui lo ricordo brevemente proprio perché è una delle forme di collaborazione che ha instaurato da tempo con la scuola normale. Roberto Balzani ha appunto ricostruito la genesi della legge di tutela del 1909 attraverso la documentazione custodita presso gli archivi parlamentari e si è poi occupato di alcune delle figure rilevanti del mondo della tutela dei beni culturali italiani a cavallo del secolo, e con alcune grandi figure come Corrado Ricci e Luigi Rava, mettendo in luce intrecci politico-amministrativi, oltre che storico-artistici, che hanno caratterizzato quella fase, quella importante fase della cultura italiana, in cui si sono definite appunto alcune delle linee che poi hanno fatto in qualche modo del nostro paese un modello a livello internazionale. Ricordo ancora che fa parte della direzione di Memoria Ricerca e della redazione di Contemporanea, cioè alcune delle più prestigiose riviste degli studi contemporaneistici italiani, è membro del comitato scientifico dell'Istituto Carlo Cattaneo di Bologna e del Museo Internazionale delle Ceramiche di Farenza e fa parte del consiglio della Biblioteca Malatestiana di Cesena e del Museo del Risorgimento di Bologna. In particolare, per quanto riguarda la Domus, è stato presidente dell'Associazione Mazziniana dal 2003 al 2009 ed è stato consigliere generale della Fondazione della Cassa di Risparmio di Forlì per due mandati fino al 2009. Ecco, ringrazio molto Roberto di aver accettato questo invito, di essere qui con noi, e gli do ben volentieri la parola, ricordando che il suo tema riguarda la cartografia politica europea. Grazie molto. Grazie e buongiorno a tutti. E naturalmente per me è un grande onore essere qui e spero che questa riflessione, che è un po' desueta rispetto agli schemi abituali, possa in qualche modo interessarvi. Io ho anche fatto in una maniera, perché non posso in questo momento, facendo una vita diversa, occuparmi, riuscire a fare delle mappe più articolate. Ho alcune copie
di mappe che possono riuscire ad aiutarvi a seguire il ragionamento che, come vedrete, cercherò di svolgere nel corso di questa relazione. Si tratta di mappe, come vedrete, manipolate in qualche modo da Mazzini, adesso vedremo come. Devo dire anche che quello che diceva prima il direttore Beltram è un po' quello che si vive oggi in Italia in generale da parte di chiunque amministri la cosa pubblica, e cioè un irrigidimento delle relazioni fra gli enti e nei rapporti sociali, una vera e propria giuridificazione dei rapporti sociali che porta alla paralisi, e questa è una delle cause della cosiddetta burocratizzazione del paese, che troppo spesso si attribuisce semplicemente a delle figure in qualche modo immaginifiche, quelle dei burocrati, quando è l'intera società col suo sistema che è stato irrigidito da questa giuridificazione delle relazioni, fino a livello di condominio, di caseggiato e di relazioni banali fra gli individui. Ma questo sarebbe oggetto di un'altra interessante relazione di cui poter parlare, se volete, in un'altra occasione. Allora, invece vengo al mio tema. La passione di Giuseppe Mazzini per le carte geografiche è cosa nota, testimoniata da precisi riferimenti testuali, eppure da una collezione di mappe che gli amava tenere con sé, che ora sono appunto presso la Domus Mazziniana, qui a Pisa. Si tratta di veri e propri strumenti di lavoro ritenuti indispensabili per tracciare le coordinate del lavoro rivoluzionario europeo. Ponetevi sott'occhio la carta d'Europa, scrive ad esempio nel 1852. Studiatela con guardo sintetico, nell'ossatura geografica generale, nei grandi indizi somministrati dalle linee dei monti e dei fiumi, nell'ordinamento simmetrico delle sue parti. Paragonate le antiveggenze suggerite da questo esame al collocamento attuale delle razze dei principali idiomi. Aprite le storie, rintracciate nell'insieme delle tradizioni i segni di vitalità spettanti alle varie popolazioni. Porgete l'orecchio al grido che dal martirio o dal combattimento sorge a testimonianza della coscienza dei popoli, poi guardate la carta geografica ufficiale segnata dai trattati del 1815. Nel contrasto fra le due troverete la risposta decisiva ai terrori e alle lagnanze della diplomazia. In quello sta il segreto della cospirazione che essa cerca comprimere e che finirà per distruggerla. Per Mazzini, la presunta evidenza cartografica costituisce un principio di realtà. Le mappe non sono affatto elaborazioni astratte, ma restituiscono una verità profonda che le geographies of mind hanno il potere di rivelare. V'è da chiedersi in primo luogo quale sia l'universo di visioni del continente nelle quali Mazzini va a collocare i propri originali punti di vista, e in secondo luogo quali siano stati i condizionamenti culturali in circolazione all'epoca e dunque gli effetti indotti a livello di luoghi comuni, stereotipie, eccetera, sulla rappresentazione etnografica, posto che anche l'intellettuale patriota genovese, nonostante le sue formidabili letture, abbia finito per compensare con questi materiali grezzi un deficit di informazione ben più qualificata. Anzitutto una premessa metodologica ed una relativa alle fonti. La prima: con Mazzini ci si muove nel territorio che alcuni studiosi di scienze politiche a livello internazionale hanno definito dell'image plan. L'image plan è la rappresentazione di una grande strategia che include sia il piano propriamente percettivo, orientato al presente, sia la dimensione costruttiva, proiettiva, che pesca tanto nel passato culturale quanto nel futuro ideologico. Non è questione di mera raccolta di dati. La mappa mentale è fatta per influire sui fatti e sulle mentalità collettive, talvolta per resistere perfino a livello di memoria culturale, per contaminarsi con aspetti apparentemente banali della comunicazione di massa. Basti pensare
al colore degli stati nelle carte politiche del secondo 800, comincia allora, dove la Gran Bretagna appare invariabilmente pink, e insieme è insieme un arsenale a disposizione dell'azione politica e il surrogato parascientifico di un percorso epistemologico troppo sofisticato per diffondersi in una società di massa. In ogni caso, essa contiene un alto tasso di ideologia. E proprio la base ideologica della mappa mentale è il primo aspetto da indagare, poiché una costruzione strategica che miri ad intervenire sulla realtà nasce da una riflessione d'ordine geopolitico fortemente ancorata agli schemi e alle rappresentazioni del milieu d'origine. Questa chiave di lettura si attaglia particolarmente all'epoca dei congressi che aprono l'età della Restaurazione. La diplomazia ottocentesca è intessuta di schemi e di salienti visivo-geografici, di punti caldi, di questioni aperte, di aree critiche, il Bosforo, i Dardanelli, ad esempio, le frontiere francesi rientrano in questa categoria, così come alcuni due decenni più tardi Suez o il Khyber Pass in Afghanistan. Bisogna anzitutto osservare che l'elaborazione dell'Image Plan, immediatamente post-napoleonica, è strettamente europea. Il resto del pianeta non interessa, dal punto di vista della grande strategia, le potenze, almeno non ancora e con l'eccezione rilevante del Regno Unito. In fondo lo stesso Napoleone, salvo che al tempo della spedizione d'Egitto, aveva progettato la ristrutturazione dell'Europa partendo da una tipica mappa mentale d'epoca moderna. Dal XVII secolo, scrive ad esempio Jeffrey Parker nel suo The Geopolitics of Domination, la Francia aveva cercato di raggiungere una posizione egemone lungo l'asse della Lotaringia, ma per una curiosa ironia, quando vi riuscì, le terre tra il Reno e il Nord Italia avevano cessato di essere quell'Eldorado interno che un tempo erano state. Toynbee disse che erano divenute un cosmo infranto di città-stato nel quale era collocato da allora il centro decaduto del continente. Quindi, secondo queste idee, Napoleone si era spostato per conquistare un centro d'Europa che non era altro che la proiezione di una, diciamo, cultura geopolitica antecedente. D'altra parte, però, la mappa mentale imposta da Napoleone, per quanto influenzata da una cultura premoderna, qualche effetto di grande rilievo lo genera. Stuart Wolfe, in un saggio del 92 apparso su Past and Present, ha ricordato che ci volevano 48 giorni di viaggio per il tragitto a vela dall'Inghilterra ai Caraibi e 34 per quello con destinazione Rio de Janeiro, intorno al 1820, e ancora una carrozza postale fra Parigi e Varsavia nel 1812 impiegava 18 giorni e 31 se la destinazione era San Pietroburgo. Come vedete, fra Rio de Janeiro e San Pietroburgo, dal punto di vista della distanza fisica, le cose stanno molto diverse dai nostri tempi. L'omogeneizzazione delle culture amministrative come motore del progresso produce un inevitabile giudizio negativo nei riguardi delle aree arretrate, che vengono quindi ad essere caratterizzate e comprese all'interno di un'unica categoria extraeuropea. Siamo di fronte ad un processo equivalente, per ciò che riguarda la dimensione temporale, alla riclassificazione delle periodizzazioni in quanto forme sociali del passato. Anche per Mazzini il quadro geopolitico è tipicamente post-napoleonico, cioè sostanzialmente europeo. Egli, nel momento in cui cerca di costruire la grande strategia dei popoli contro quella dei re, interagisce con alcune mappe mentali preesistenti, dotate di una straordinaria diffusione a livello di opinione pubblica nel primo 800. La prima, più controversa, è quella dell'Est Europa, collegata ai punti caldi, Bosforo e Dardanelli,
La seconda è quella della balance of power, la terza è quella degli accessi all'esterno, evidentemente nell'ultima fase, all'esterno dell'Europa. Si prende anzitutto in considerazione il binomio Europa centrale-Europa orientale, come ha fatto Robin O'Keefe in un suo saggio del 92. Non c'è dubbio che si tratti di un asse intorno al quale gira l'intero continente. Se a ovest il confine linguistico è chiaro, ad est cominciano i problemi, tant'è che per tutto il XIX secolo i geografi si sforzano di offrirne interpretazioni via via diversificate. Per i tedeschi solo la Russia è davvero est, per gli inglesi la Germania si colloca al centro, a est gli slavi e la Russia forse non è neppure neanche Europa. Gli slavi viceversa tendono ad affermare la loro realtà come area centrale, ponendo l'impero degli zar al di fuori del continente. È curioso osservare in che modo questo dibattito ben presto soppianti quello relativo alla frattura di epoca medievale moderna fra nord e sud dell'Europa. La lingua in questo caso non aiuta. Nonostante il tedesco sia ampiamente diffuso nel mondo degli affari e del commercio lungo il Danubio, in Polonia, nell'area ceca e in Croazia, tuttavia esso non riesce ad organizzare una più grande mitolo-Europa o al più un'armoniosa cooperazione. Perché? Una curiosa evidenza lega la diffusione del termine mitolo-Europa al progresso economico dell'epoca, scrive O'Keefe. La bibliografia di Wilhelm Engelmann relativa alla letteratura geografica di viaggio tedesca, pubblicata nel 1858, riportava 79 carte d'Europa e solo 4 dell'Europa centrale. Viceversa, delle carte riguardanti le linee postali e ferroviarie, 14 erano riservate all'Europa e 24 all'Europa centrale. E gran parte di queste ultime risalivano al periodo ovviamente più recente, quello della febbre dell'estate ferrante. Benché queste carte ferroviarie avessero per lo più scarso riferimento all'Europa centrale nel senso comune del termine, giacché presentavano tragitti che comprendevano Varsavia, Copenaghen, Londra, Parigi, Roma e perfino Madrid, la riclassificazione della connessione terminologica in funzione di uno strumento chiave della modernità borghese, questa è la conclusione di O'Keefe, appare certamente suggestiva. Uno dei primi tentativi mazziniani di giocare con la geopolitica si consuma proprio lungo questi itinerari. Nel suo saggio del 1833 dell'Ungheria, uno dei più visionari, egli immagina una resurrezione della grande Ungheria in funzione antirussa, quale antidoto al dilagare dei nuovi sciiti. Egli tenta di agganciare il progetto inconsistente sul terreno delle tradizioni culturali ottocentesche ad una sorta di vocazione fluviale e commerciale della nuova confederazione danubiana imperniata sul primato magiaro, ma inclusiva di Moldavia, Valacchia, Bulgaria, Serbia, Bosnia. E l'Ungheria, scrive, recuperando sull'Adriatico il suo litorale, potrebbe, per i fiumi tributari al Danubio, stabilire la comunicazione fino al Mar Nero, mentre, costituita la Germania, il Danubio per la parte superiore agevolerebbe una interna importantissima navigazione dall'Eusino fino alla Zuiderzee e il Mar d'Alemania. Uscito dall'inerzia il litorale adriatico, l'Italia emancipata porgerebbe con un commercio attivissimo la mano all'Ungheria indipendente attraverso un braccio di mare che può appena paragonarsi ad uno dei grandi fiumi americani. Allora la Germania, costituita sovra basi unitarie, si stringerebbe alla risorta Ungheria e da cotesta unione operosa uscirebbe forse un terzo centro politico nella Polonia, terra santa e infelice come l'Italia. Germania ricostituita, la Polonia tornata nell'antica estensione dal Baltico al Ponte Eusino, dallo sbocco del Niemen a quello del Dnieper, l'Ungheria signoreggiante su vasto terreno fino al Balkan, formerebbero la prima barriera.
la Francia, l'Italia e la Spagna formerebbero la seconda. Il cordon sanitaire mazziniano, con ogni evidenza connesso alla russofobia occidentale post 1829, chiaramente post pace di Adrianopoli, è anche più drastico di quello del 1918 ed è il frutto di tre immagini convergenti, due delle quali ricevute dal contesto. La prima è la pressione russa, la seconda la ricostituzione degli antichi stati, che è un refrain che dura fino al 48. Chi non ricorda al Parlamento di Francoforte, prima maniera, i voti per rifare la Polonia com'era e dov'era in base ai confini del 1772, che Mazzini arretra con un'operazione del tutto fantasiosa all'equilibrio del tardo XIV secolo. Io ho messo lì una cartina del 300, della fine, proprio perché si capisca che è questa, che si capisca l'Ungheria e la Polonia che aveva in mente lui, che sono ricalcate su quell'immagine. E la terza, più originale, la costruzione di interessi economici comuni, quale surrogato dei più classici indizi di nazionalità nelle aree che ne sono prive, giacché l'Europa tende a costituirsi, diceva Mazzini, per masse, non per frazioni. Passano anni perché la questione geografica torni alla ribalta dell'esperienza dell'Apostolo. Accade nel 1844, in coincidenza con la vicenda dei fratelli Bandiera. In primavera egli riceve una lettera da Attilio ed Emilio che riproduce largamente nei ricordi. Noi consideriamo l'Europa come riordinata in grandi masse popolari che avranno inghiottito molte delle odierne, così spesso irragionevoli, suddivisioni politiche. Così noi, dicono i fratelli Bandiera, antiveggiamo il popolo spagnolo e il portoghese fusi in una sola nazione, dicono i fratelli Bandiera, ma poi Mazzini è lui che ricostruisce il pensiero dei fratelli Bandiera, perché poi bisogna anche dire questo. La Francia, appoggiante del tutto i suoi confini orientali al Reno e quindi assorbendo il Belgio, la Germania costituita in una sola nazione e ingrandita con l'Olanda e con la Danimarca continentale, la Svezia aumentata essa pure delle vicine isole danesi e della Finlandia, la Polonia risorta e forte come ai tempi del valoroso Sobieski, la Russia possibilmente divisa in due per sicurezza, la Valacchia, la Serbia, la Bulgaria, la Croazia, l'Erzegovina, il Montenegro e la Dalmazia riunite in una nazionalità illirica o serba, l'Ungheria con le presenti sue dipendenze più la Moldavia, la Bessarabia, la Grecia aumentata della Tessaglia, della Macedonia, dell'Epiro, dell'Albania, della Romelia, di Candia e più tardi dello Ionio. Dal quadro tracciato i Bandiera deducono interessi comuni di Polonia, Ungheria, Grecia, Serbia e Italia contro Russia, Austria e Turchia, cioè i tre grandi imperi multinazionali. È vero che le suddette nazionalità confederate sono tutte ancora nella mente degli ideologi, citazione, a parte la Grecia, ma ai loro occhi altrettanto certa e inevitabile la guerra dei popoli contro i re, attraverso la quale la vecchia Europa sarà interamente rifusa. Il commento di Mazzini è prudente. Non tutte forse le idee sul rimaneggiamento europeo contenute in questo frammento sono vere, ma tutte rivelano un giusto concetto delle tendenze che domineranno il futuro. Certo, l'isolamento dal moto intellettuale europeo ha nuociuto alla formazione dei due fratelli, le cui idee però paiono tanto più apprezzabili in quanto visioni dell'anima vergine. Se due giovani, sostanzialmente al di fuori dei circuiti culturali più avanzati, giungono a disegnare, sia pure a grandi linee, una nuova carta d'Europa, ciò significa, sembra argomentare Mazzini, che esiste una geopolitica delle coscienze collocata ad un livello più profondo rispetto a quello al quale di norma si ferma la circolazione delle informazioni e delle nozioni. Le mappe immaginarie e immaginate, quindi, interpreterebbero meglio dei testi letterari le rappresentazioni sintetiche della generazione romantica.
In realtà la percezione dell'Europa centrale come spazio economico, non tanto nelle visioni di Mazzini quanto nella pubblicistica nord-europea, finisce per accentuare le diversità fra mondo germanico e mondo slavo. Dall'elite tedesca la sensazione di essere il fulcro della modernità dell'intera area, ma nello stesso tempo si rivela un ostacolo rispetto ad una linea nettamente espansionistica e o maggiormente inclusiva. In fondo, per i traffici tedeschi, Balcani, Romania, Turchia restano marginali in quel momento, senza considerare i problemi tutti da risolvere con la nazionalità crescente dei polacchi e dei cechi, ora temuta, ora assecondata in funzione antirussa, che esplodono simultaneamente nella primavera del 1848. Pure Mazzini, in quel torno d'anni, mostra di avere le idee più chiare. Scrive del moto nazionale slavo nel 1847, dopo ricerche puntuali e vaste letture. L'etnologia slava del Safric, che è del 1841, con le sue carte etnolinguistico a colori, lo hanno persuaso che la questione è ben più complessa di quanto la lettura ossessivamente antirussa del 1833 gli facesse supporre. Egli isola quindi quattro ceppi destinati ad aggregare le diverse anime di una nazionalità che appare culturalmente omogenea ma politicamente insolubile in un unico contenitore statale nazionale. In primo luogo ecco la Polonia, con la Poznania, Lemberg e Cracovia. Poi la Russia, non più individuata come estranea alla civiltà europea, ma certo ostile all'Europa dei popoli. Quindi Boemia, Morava e Slovacchia unite. Infine serbi, montenegrini, bulgari, sloveni, croati, insomma gli slavi del sud. La speranza è che l'Ungheria possa mantenere la sua identità fluviale aggregando le popolazioni moldo-valacche della riva sinistra del Danubio, alle quali l'elemento latino predominante in oggi sulla favella e le colonie inviate da Traiano non possono rapire l'origine slava. Mazzini non crede in un impero unitario slavo, né ritiene esisterà mai imperatore del panslavismo, anzi, tutto sembra annunziare a coloro che studiano seriamente il moto slavo che in un tempo più o meno lontano almeno quattro stati diversi sorgeranno dal seno della razza. Gli slavi salveranno l'Europa dallo zar invece di sottometterla a lui. Perché? L'intellettuale patriota genovese ha cambiato il suo approccio alla questione nel 1833, il suo punto di vista appare ancora libresco e sostanzialmente condizionato dall'erudizione. Mappe d'Atlante storico, un sapere d'Atlante storico più che da carta geopolitica. L'esilio londinese però gli ha fatto incontrare gli esuli. I rapporti con gli slavi reali si sono infittiti. La sua stessa curiosità lo ha indotto a studiare i processi di costruzione letteraria dell'identità nazionale, filtrata attraverso le traduzioni in francese e in inglese, allora disponibili. Egli è convinto che all'interno dell'universo slavo sia latente un potenziale democratico inespresso, che può esprimersi pienamente solo in un pluralismo statale nazionale, in grado di assecondare specifiche missioni nell'Europa dei popoli. Così, ad esempio, l'elemento boemo e moravo toccherebbe il compito di gettare un ponte verso l'area tedesca e italiana del nord, eccetera. Ma tali missioni non sono solo il prodotto di mappe mentali rigorosamente astratte, esse piuttosto tendono a riprodurre le divaricazioni e il lavoro dell'esulato slavo in Occidente e quindi lo sforzo creativo, costruttivo di una memoria culturale, in quel periodo conculcata, compiuti in accordo con alcuni terminali intellettuali nelle aree di origine. Dal momento che la cosa sembra funzionare nel caso italiano, particolarmente nella fase ascendente del moto nazionale, è abbastanza logico che Mazzini tende a replicare il medesimo modello insieme geostorico e politico visionario su una scala più ampia. Quindi vedete il passaggio culturale, c'è una differenza abissale fra la geopolitica immaginata nel 1833 e quella nella fase culminante dell'esulato londinese, quando c'è l'apertura a un mondo più vasto.
Il 1847-48 segna il punto culminante del filoslavismo mazziniano. Già nel decennio 50, in occasione della guerra di Crimea, e poi ancora più chiaramente in quello successivo, l'Apostolo tenderà a distinguere piuttosto nettamente i soggetti realmente interessati alla demolizione insieme della china d'Europa, l'impero asburgico, e dell'impero ottomano, simbolo del fatalismo asiatico, da quelli surrettiziamente arruolati, mercé il panslavismo, sotto le bandiere del terzo impero, quello dello zar. Ci sono in altri termini ai suoi occhi nazionalità in qualche modo progressive e iniziatrici, per usare un termine proprio, e nazionalità, se non subalterne, incapaci di uscire dall'egoismo etnico per giocare un ruolo europeo. Così, se la Grecia possiede senza dubbio una funzione dinamica, tanto da poter legittimamente aspirare all'Epiro, all'Albania, alla Macedonia, a Salonicco, ad Adrianopoli e poi giù fino alle coste dell'Asia Minore, l'Egeo, incluse le propaggini di Candia, Rodi e Cipro, all'interno di un classicismo tipico del repubblicanesimo ottocentesco, i cui effetti andranno ben oltre il 1872 per lambire il garibaldinismo fin de siècle e quello postumo dell'età giolittiana, se la Grecia, si diceva, conserva questo respiro regionale, altrettanto chiara ed altrettanto in linea con l'eredità di Atene e di Roma, appare la resurrezione della stirpe daco-romana in Valacchia, Moldavia, gran parte della Transilvania, Bessarabia e Ackerman. I confini di quest'area che si affaccia sul Mar Nero sono la Galizia, Dnestro, Danubio e Ungheria. A ponente, fin oltre la Rab e minacciando Vienna, si stende da Moaxa ai Carpati la prode razza magiara, che fu per lunghi anni con la Polonia barriera al maomettismo. Si tratta di Ungheria più contenuta rispetto all'immagine di un trentennio prima e incuneata in un'area in cui da Fillac agli sbocchi del Danubio si stende lunga zona piegata ad arco lo slavismo bulgaro illirico, un termine nel quale dovrebbero riconoscersi, per ragioni afferenti a una presunta coinè culturale, anzitutto, sloveni, croati, serbi, bosniaci, montenegrini e bulgari. Infine, più a nord, Mazzini vede una terra cecoslovacca ed una polacca. Colpisce, in questa mappa mentale del 1863, non molto diversa dall'ultima, quella proposta sulla Roma del popolo del 1871, la singolare difficoltà che l'intellettuale patriota genovese incontra nel definire l'elemento slavo del sud, che per lui con ogni evidenza è del tutto residuale rispetto a vocazioni nazionali ben più strutturate sul terreno politico-culturale, nonostante la recente reinvenzione, si pensi ai romeni, per fare solo un esempio. Nel 1871 l'Europa cosacca, come la qualifica senza mezzi termini, è un pericolo ben più reale rispetto al 1848. Esso, scrive, non esisteva all'inizio dell'agitazione slava, fu creato dalla falsa e immorale politica adottata dalle monarchie, proprio perché il concerto ha sbagliato fra il 1846 e il 1871 ad impostare i termini della questione orientale, negando una via nazionale che avrebbe potuto gradualmente destrutturare l'antico ordine, intervenendo sui cadaveri dell'Europa post 1815, gli imperi multinazionali, la Russia autocratica e non quella decaprista che pure Mazzini evoca volentieri a più riprese dalla metà degli anni 40 per affermare un'alternativa in verità virtuale allo zarismo all'interno dello stesso movimento slavo, ha finito per accumulare debiti di riconoscenza e margini di manovra. Alla vigilia della morte, Mazzini traccia una carta impossibile d'Europa. Che cosa significa? Che le sue mappe mentali, dagli anni 30 agli anni 60, sono stati strumenti della grande strategia rivoluzionaria, espressioni ingenue e fantasiose, ma perfettamente compatibili con la cultura dell'epoca, di un nuovo equilibrio fatto per la Santa Alleanza dei Popoli. Ciò spiega perché siano tutte volte ad est, dove il cuore del continente sangue
e gli interventi chirurgici della politica rivoluzionaria ufficiale paiono urgenti e indispensabili. Nel 1871 Mazzini parte da ovest e comincia il sogno, una penisola iberica unita, una repubblica che tenga insieme Olanda e Belgio, una unione scandinava, una confederazione elvetica alpina estesa dalla Savoia al Tirolo e poi naturalmente la Germania, che va bene così, e l'Italia con Trento e Trieste. Siamo di fronte ad una semplificazione che non è più dettata dall'utopia, ma da un esprit de géométrie cartografico, geopolitico, quasi un ordine naturale modellato su contenitori fisici in qualche modo predisposti al quale sarebbe giusto si attenessero i popoli, fra l'altro confortati da dinamiche culturali non troppo dissimili. Nulla di deterministico, sia chiaro, poiché la nazione ottocentesca presuppone un cotè creativo e visionario. Niente è a priori impossibile, neppure immaginare che belgi e olandesi possono tornare insieme. Se occorre un'ulteriore testimonianza dell'antinazionalismo mazziniano, individuabile proprio nell'intima persuasione che gli Stati-nazioni sono una costruzione, ecco l'offerta dal saggio Politica Internazionale, spesso evocata, vedremo perché, proprio per sostenere il contrario. Ed ora veniamo alla balance of power. Secondo Paul Schroeder, il tema va affrontato anzitutto dal punto di vista del linguaggio politico internazionale del XIX secolo. Nei discorsi dei diplomatici i riferimenti testuali sono scarsi, mentre prevalgono altri principi: preservazione della patria, mantenimento dei trattati e dei diritti legali, tutela dell'ordine sociale, prevenzione della rivoluzione, soddisfazione dell'ordine nazionale, dell'onore, della pubblica opinione, unità dei poteri o del concerto. Più esplicito il riferimento all'equilibrio in senso per lo più conservatore e morale. La balance of power appare in questo senso non tanto l'espressione esplicita quanto l'esito implicito della realpolitik. Ci sono problemi, però. L'equilibrio può favorire un'egemonia o neutralizzarla. Si danno, in altre parole, visioni di balance diverse e contemporanee. Ciò nonostante, il termine conserva una sua utilità. Fra il 1813 e il 1817, un modello di balance preeminentemente morale, legale e social-comunitario, nel quale l'equilibrio richiede per prima cosa la conservazione dell'ordine politico e sociale, inteso come un tutto unico, e l'unità di tutti i poteri in difesa dell'ordine legalmente stabilito. Esso decade lentamente, trascinandosi lungo la prima metà del secolo. È il modello a cui Mazzini oppone la sua mappa mentale rivoluzionaria. Ora, poiché come al tempo del Trattato di Vestfalia, scrive Mazzini nel 1847, il grande problema per gli uomini di Stato è la balance of power, come fare a impedire che una o d'altra potenza acquisti una superiorità troppo grande? Come fare a costringere l'alienazione? Non agiscono gli Stati, reagiscono. E ancora, al tempo della guerra dei Crimea, la cosiddetta bilancia dei poteri è menzogna inefficace se non è bilancia equilibrio di giustizia. A fondarlo, l'equilibrio, è necessaria una revisione di quelle ingiuste, ineguali, tiranniche convenzioni alle quali i popoli non intervennero né diedero mai conferma. E ancora, bisogna rifare la carta d'Europa a seconda delle tendenze naturali, delle tradizioni, delle aspirazioni legittime liberamente espresse dalle nazioni. È curioso che Mazzini veda Cavour solo nel momento in cui questi si pone sotto il riflettore della politica internazionale. Fino a quel momento lo statista piemontese non è stato degnato di una significativa riflessione da parte del leader rivoluzionario. Solo quando, agganciandosi all'alleanza occidentale, egli entra in scena proponendo un modello di revisionismo per via moderata e diplomatica dell'equilibrio di Vienna, Mazzini lo prende in considerazione e lo qualifica come un nemico. Dal suo punto di vista è difficile dargli torto. Cavour forza in qualche modo la linea eversiva di Napoleone III e contribuisce a produrre un effettivo e straordinario mutamento. Egli pensa, dice Mazzini, di farne monopolio, di sviarne il corso naturale del principio di Napoleone,
di mutargli natura, sostituendo la nuda questione di territorio a quella di libertà. Dopo Solferino, sostiene ancora Schroeder, anche la Prussia abbandona il modello conservatore-mediatore e si volge verso un modello di balance of power liberal-nazionalista. È la grande discontinuità bismarchiana che apre un dubbio lacerante nella politica francese. L'equilibrio può essere assicurato dal trionfo del nazionalismo e da un'alleanza fra le nazionalità soddisfatte, Francia, Prussia, Italia, come ritiene Luigi Napoleone, oppure esso è incompatibile con il nazionalismo e richiede che la Germania e l'Italia restino divise, come pensa Thiers. Anche Cavour e Bismarck, tuttavia, una volta raggiunti i propri obiettivi, cercano di fondare un equilibrio sulla base di valori condivisi. Non più una balance of power, bensì una balance of satisfactions, costruita sulla base di diritti e obblighi reciproci. Per un uomo del XIX secolo, infatti, l'equilibrio esiste non solo se i poteri sono bilanciati, ma se il sistema assicura onore e dignità, diritti nazionali riconosciuti, trattati mantenuti, il concerto coeso, eccetera. Mazzini è il promotore di un equilibrio totalmente altro, di un diverso ordine morale, ma le relazioni internazionali debbono essere ispirate da principi condivisi è per lui assiomatico, come per qualsiasi altro politico dell'Europa liberale. Cavour ritiene che le soddisfazioni che tengono insieme la balance liberal-nazionalista debbono essere quelle prodotte da esperimenti nazionali felici e non da rapporti di puro potere. Solo un equilibrio soddisfatto è un equilibrio stabile. E su questo punto, che è tipicamente etico-politico, nonostante l'apostolo cerchi di schiacciarlo sullo stereotipo caricaturale del diplomatico dei fatti compiuti, egli davvero si rivela per Mazzini uno straordinario competitore. Insomma, l'ingiustizia della balance of power definita fra 1813 e 1817 consente di dar corpo per contrasto ad una internazionale democratica fondata su mappe mentali ragionevoli. La ragionevolezza della balance of satisfactions invece finisce per rendere utopiche e superate, per far rapidamente scolorire le mappe mentali predisposte dal leader dell'internazionale democratica negli anni 40 e 50. Ed ora il terzo e ultimo punto, i salienti geopolitici. Louis Salle, dopo una carriera al Dipartimento di Stato americano, notava che la politica estera non serve tanto ad indirizzare una nazione verso il mondo esterno, quanto piuttosto verso l'immagine del mondo esterno che è nelle menti di coloro che producono la politica estera. Caso tipico, la guerra in Iraq di George W. Bush. Gli esempi si sprecano a partire dalla grande strategia britannica dell'Ottocento. Controllo delle vie di comunicazione, dal Bosforo ai Dardanelli, al Khyber Pass, per frenare i russi. Controllo del tratto di mare Suez-Mar Rosso, controllo dell'area Tigri-Eufrate. Sono prove generali del Great Game. Si tratta di un rischio sovrastimato, ovviamente, benché la pressione russa tenda ad esprimersi, secondo gli inglesi, in modo occulto, cioè attraverso la sovversione e l'intrigo. Una paranoia ben rappresentata alcuni decenni più tardi da Kim, di Kipling, che è del 1901. Mazzini, che risiede a Londra in quegli anni, è chiaramente influenzato dalla russofobia della classe dirigente britannica. Una classe dirigente che in fondo non è meno visionaria dell'apostolo quando si propone, per esempio, di occidentalizzare l'impero ottomano per strutturare un efficace cordon sanitaire antizarista. Per questo Londra appoggia il movimento riformatore delle Tanzimat negli anni 40 e 50, volto a modernizzare lo Stato rendendolo più efficiente. Per far questo ci vogliono però risorse. Le risorse vengono drenate con le tasse dalle province dell'impero ottomano, ma ciò, come è noto, crea un movimento contrario da parte delle popolazioni fomentate dai signori locali. Non solo, la modernizzazione comporta rivolte che sono soffocate nel sangue, eppure, ancora nel 1869,
Gladstone, rivolgendosi a Lord Clarendon, gli si chiede: non è che la Turchia, che per la Turchia sarebbe più auspicabile, praticabile un sistema federale o quasi federale piuttosto che una centralizzazione puramente unitaria? Fra questa forma di dottrinarismo liberale e l'idea mazziniana di Costantinopoli, città anfizionica, metropoli internazionale, sede di un grande patto orientale evocata nel 1871, in fondo, quanto a carica utopica, non sembra correre lungo tratto. Entrambe sono il frutto di visioni, di mappe mentali. Più tardi Gladstone parlerà di introdurre forme di self-government nell'impero ottomano per conservare lo Stato e garantire le minoranze. È senza dubbio una testimonianza di schematismo e di demagogia, forse inevitabili per i tempi. Certo è che il leader liberale sembra approfittare con grande prontezza della mobilitazione contro i turchi per costruire un movimento politico di base di massa. Nel corso dei meetings del 1876-78, che poi gli sfugge fatalmente di mano nel momento in cui si afferma il movimento jingoista mirabilmente descritto da John Hobson. E Mazzini, anche lui resta impigliato nei salienti visivo-geografici di marca britannica. Lo si vede ancora in politica internazionale del 1871, quando disegna per l'Italia una vocazione commerciale mercantile mediterranea che guarda verso Suez, Alessandria, la Libia e la Tunisia. Quest'ultima visibilmente, e l'avverbio è una spia chiara del contesto cartografico in cui matura la sua riflessione, spettante alla nostra penisola, così come l'Algeria alla Francia e il Marocco alla Spagna, del resto. Segno di una svolta imperialistica, come molti autorevoli lettori dell'Apostolo hanno pure sostenuto all'inizio del XX secolo, io non credo, data la chiara allergia di Mazzini nei confronti delle politiche egemoniche che egli definisce appunto imperialiste e che trova incarnate sul continente dallo zar o dallo zar dell'Ovest, cioè Napoleone III. Credo piuttosto, ricostruendo la cultura geopolitica dell'Europa degli Stati-Nazione in una fase ancora aurorale, che si tratti dell'applicazione, all'interno di un sogno, il suo ultimo, di una tipica forma mentis elaborata in un ambiente fortemente internazionalizzato come quello inglese. La forma mentis, appunto, del saliente visivo geografico che, ancora anche nelle intenzioni di una parte influente della classe dirigente di Londra, può ancora contemperare elementi morali tipicamente medio ottocenteschi e spinte più aggressive in direzione dell'organizzazione del free trade extraeuropeo. Una mutuazione, insomma, una citazione alla page utile per rinverdire i fasti di una visione democratica del ruolo dell'Europa nel mondo, la cui capacità di attrazione in quel 1871 sta rapidamente declinando insieme con la salute di Giuseppe Mazzini. Bene, grazie molto Roberto di questa tua relazione, molto ricca, molto interessante, molto originale mi sembra, perché questi nessi tra le carte, la politica, la morale e la progettualità, in qualche modo, le visioni, le Weltanschauung complessive, è tutt'altro che una cosa usuale da trovare nei libri, quindi davvero molto, molto interessante, molto stimolante. Io penso che adesso possiamo discutere un momentino il tuo lavoro, parlare insieme, qualche osservazione, qualche domanda, qualche richiesta di approfondimento. Se volete, per rompere il ghiaccio comincio io, perché sono stato molto sollecitato dal tuo intervento. In questa visione politica di Mazzini, soprattutto nella sua visione politica internazionale, ho l'impressione che compaiano appunto diverse città, ma non compare Gerusalemme. Ecco, io credo che questo sia un aspetto interessante, perché in quel mondo inglese
a cui lui si rifà, Gerusalemme comincia invece ad essere presente come un altro dei punti di riferimento visionario in qualche modo, no? Anzi, che poi sollecita però interventi, azione politica. Ecco, e mi sembra un po' curioso, insomma, l'assenza di Gerusalemme, o forse appunto è coerente con le impostazioni mazziniane. Ah, questo in effetti è perfettamente giusto, anzi è un elemento che di cui, diciamo, terrò conto, perché lui in realtà parla di Gerusalemme ma nella parte religiosa delle sue riflessioni, ma non la vede calata nella topografia dei luoghi santi, chiamiamoli così, in una geografia dei luoghi santi che, come sappiamo, è viceversa una delle chiavi di volta poi del rinnovato interesse anche diplomatico per tutto il Medio Oriente nella prima metà dell'Ottocento, quindi, e quindi effettivamente non è sullo stesso piano, non è che sia assente, ma viene in qualche modo limitata a uno spazio di riflessione che attiene un'altra sfera. E questo che mi dai è un riferimento interessante, perché adesso io me lo vado a studiare. Prego. Dunque, è chiaro una cosa, sì, sì. Dunque, rispondo per la parte, diciamo, storica. No, nel senso che Mazzini sicuramente ha un legame con la, fisico con intellettuali e giovani intellettuali esuli, polacchi, tedeschi, poi anche danesi, insomma, del nord Europa, ma il suo problema è chiaramente, si capisce benissimo, il mondo slavo con cui non ha contatti, perché lì non ci sono, diciamo, dei tramiti culturali, e non ce li ha fino a che non arriva a Londra, dove incomincia a riflettere su che cosa sia realmente il mondo slavo, tant'è vero che lui gli slavi non li vede. Nel 1833 gli slavi non ci sono nella sua rappresentazione, ci sono gli ungheresi, ci sono i polacchi, gli unici slavi che ci sono quelli polacchi, sono gli slavi del nord. Quindi lui ha una specie di asimmetria fra il contatto fisico con queste persone e dall'altra parte la ricostruzione di una, diciamo, di un universo mentale sul quale vorrebbe influire, ma sul quale alla fine utilizza, ma per descrivere il quale utilizza dei luoghi comuni, delle idee ricevute che sono di ordine prima puramente storico erudito, poi via via che si amplia la sua, diciamo, la sua connessione con il resto del mondo, quando va a Londra diventano anche di altra natura. Questo è il tema. C'è in tutto questo una debolezza, nel senso che a lui gli slavi del sud sfuggiranno sempre, fino alla fine non riesce a capire le differenze fra
precise fra i bosniaci, i serbi, i bulgari, insomma, è tutto un mondo alquanto mescolato che non rappresenta, evidentemente, quando lui li mette insieme, quando sembra plasmarli con la plastilina, si capisce che lì davvero ha che è un'incapacità di relazione con ambienti veri, diciamo, di questo. Però quello che sostengo io è che tutto sommato la stessa cosa non è diversa per le classi dirigenti diplomatiche, nel senso che a prescindere dalle relazioni degli ambasciatori o della flotta, degli attaché d'ambasciata, militari, in realtà poi anche in coloro che governano, poi a Londra e a Parigi, diciamo, c'è un fortissimo grado di rappresentazione simbolica che va potentemente a interferire sulle politiche concrete, cioè non è detto che avere più informazioni dirette significhi agire più razionalmente. Basti vedere la politica degli Stati Uniti d'America nel Medio Oriente, che cosa rappresenta negli ultimi 20 anni, tanto per dare un'idea. Quindi non è affatto dato per scontato che questo, noi non possiamo mettere in relazione questo. Quello che stupisce in Mazzini è la sua duttilità, nel senso che è una persona nella quale che è capace di cambiare opinione, cioè che è capace di allargare il proprio spettro di interpretazione della realtà e di aggiornarlo via via che i file della sua mente si aggiornano. Quindi lui riesce ad arrivare a un certo punto a dominare, e forse la lettura più, diciamo così, più realistica che lui riesce a dare, quella degli anni 47-48, quando di questo mondo slavo riesce a percepire delle differenze anche di aggregazione che stanno nascendo, che è l'esempio di un'effervescenza europea che lui fotografa correttamente a Londra fra il 1847 e il 1848. Ma siccome la politica vive nel breve e anche, diciamo, le carte, le mappe sono in evoluzione, già a metà degli anni 50, nel momento in cui sorge l'astro Cavour a livello internazionale, lui incomincia a richiudersi in uno schematismo che per lui è una specie di uscita di sicurezza per negare una via che ormai va sul canale della bilancia dei poteri, sostanzialmente, piuttosto che verso questa sorta di alternativa radicale che gli era sembrata plausibile, ed era sembrata plausibile fra il 1847 e il 1850, grosso modo. Quindi le carte sono più o meno aderenti alla realtà anche in connessione alla disponibilità del concerto, diciamo, dello stato della politica europea. Circa oggi, ovviamente, noi diciamo che io sono uno di quelli che è vissuto con le mappe mentali di un'Europa divisa, no, che oggi non esistono più, ma per noi che l'Europa fosse un pezzo, fosse di un colore, un pezzo di un altro, cosa oggi assolutamente incredibile per un ragazzo nato dopo il 1889, era una mappa mentale assolutamente chiara, no? Questo per dire come l'influenza della geopolitica. Dopodiché, ancora oggi, secondo me, noi abbiamo una zona centrale dell'est Europa che non sappiamo come perimetrare esattamente, che in parte è dentro una grande Europa, diciamo così, i cui però reali, diciamo, le reali funzioni all'interno di questa Europa ancora non sono chiare, sfuggono e mi sembrano ancora totalmente da costruire in buona parte. Quindi siamo in un'epoca di, come dire, costruzione visionaria. Se ci fosse un Mazzini sarebbe l'epoca sua, ecco. Anche se, come se fosse venuto da un sistema fisso e cominciasse a cambiarlo. E forse questo che ha anche rende più divertente questi esercizi, che fatti 30 anni fa sarebbero parsi totalmente, diciamo così, accademici, e che oggi invece tornano ad avere una loro dignità, proprio perché in realtà le mappe mentali cominciano a scorrere sotto i nostri occhi, e anche di quelli che poi determinano gli atti nella politica internazionale. Grazie.
se non ci sono altre osservazioni. Magari Roberto, allora sono ancora io che ti do il pretesto perché è troppo interessante questa ottica, scusami. Ecco. Cioè, il ruolo di Roma in tutto questo, nella cartografia immaginaria di Mazzini, Roma, che pure sappiamo, insomma, è importante per Mazzini, ha un qualche ruolo oppure no? Ecco, diventa un aspetto particolare legato semplicemente alla vicenda italiana. Roma rimane legata alla vicenda italiana, paradossalmente. Cioè, in realtà la rappresentazione, questa è una cosa abbastanza curiosa, Mazzini è, diciamo, attratto, ritiene Roma il centro, eccetera, eccetera, ma non attribuisce, diciamo, per lui è un uomo del nord, alla fine, nelle relazioni, attribuisce all'Italia una capacità estroversa, non introversa, non centripeta, ma centrifuga, che è poi l'antidoto che lui ha dentro di sé contro il nazionalismo, se vogliamo. Cioè il fatto di non... In queste carte la funzione della città metropoli, che per esempio c'è in Giuseppe Ferrari, che come sapete viceversa elabora una teoria, proprio perché lui sta in esilio in Francia, di questa funzione delle città e metropoli sull'organizzazione degli stati, quasi una teoria geopolitica anche la sua. Qui dopo sarebbe divertente comparare, perché naturalmente Mazzini è in assoluto il più prolifico, nel senso che, essendo un costruttore di mappe mentali dal 1833 al 1870, diciamo, la comparazione è quasi naturale. Cioè, in molti altri casi c'è magari un intervento puntuale, tipo questo di Ferrari, tipo Felice Orsini, dopo anche lui, dopo il 1850, tipo lo stesso Balbo, cioè ce ne sono altri che elaborano, ma lo fanno su un unico argomento, cioè una mappa militare dell'Italia, oppure il tema dei collegamenti anche commerciali fra una parte d'Italia e l'altra. Quindi lui è l'unico che riesce a produrne diverse, rimanendo sullo stesso grado, ad eccezione dell'ultima del 1871, sullo stesso grado di utilizzo delle mappe, cioè come strumenti poi di formazione, perché non dimentichiamo che sono strumenti di formazione pedagogica del ceto dei cospiratori. E questo è perché loro dovevano avere la mappa nella testa, così da attribuire in modo, chiamiamolo così, automatico, un gradiente di propensione, diciamo, all'insurrezione, alla cospirazione, al cambiamento, attribuito a quelli di una data nazionalità, che è ovviamente una cosa assurda, no? Ma questo rappresentava una delle chiavi di queste semplificazioni, di queste banalizzazioni, che poi sono fondamentali nella politica, attenzione, perché la politica vive di questo, non è che vive di persone, diciamo, sofisticate, le quali vedono i problemi da tutte le parti, si convincono, si persuadono. Ecco, queste persone qui, che normalmente fanno il lavoro nostro, di solito sono respinte dalla politica, perché la politica vive nell'azione di stereotipi, di luoghi comuni, di banalizzazione, di semplificazione. Ed è chiaro che comunicare una mappa è più facile se si entra in questa logica, è più, diciamo, sintetico che non comunicare una serie di riflessioni concettuali molto articolate. La stessa cosa Mazzini la fa sull'aspetto delle mappe della memoria. Attenzione, anche qui nel 1834 c'è lui, nel momento in cui, dopo la spedizione in Savoia, produce, in ambiente mazziniano, si produce in Svizzera, in esilio, una incisione che era Bertarelli, che è una specie di, dove si vede una specie di piramide dove ci sono i nomi dei caduti, della per la causa, sullo sfondo c'è lo Spielberg e poi si vede la Grecia con tutti i vari nomi, che è una specie di genealogia del patriottismo italiano portatile. E dici, ma come fai a dirlo? Lo dico perché Giuseppe Cironi, che è uno di Prato, che ha seguito Mazzini, è morto nel 1858, fa un articolo per un giornale inglese negli anni 50 raccontando questa storia, dicendo: ce l'avamo fatti questo per ricordarcelo nell'esilio. Tant'è vero che in Brasile e in Argentina Zambeccari, che era uno di questi patrioti, l'aveva fatta ristampare, che uno se lo teneva in casa
vicino alla Madonna. Quindi questo per dare un'idea di come l'elemento visuale, ancorché noi siamo abituati a pensare il mazzinianesimo una cosa fatta di parole, in realtà sono parole che vengono composte come in un collage e che tendono ad assumere degli aspetti visuali di semplificazione. C'è questo impianto iconografico, quello è l'unico caso, perché poi insomma stiamo parlando di ragazzi che vengono poi distrutti dall'esilio, quindi non è che ne avessero chissà quanti, quello è un caso straordinario, ma lì abbiamo la documentazione, la prova della pistola fumante, cioè uno di loro che racconta la storia. Le mappe mentali sono un'altra forma di questo tipo di comunicazione semplificata, banalizzata, visuale, che Mazzini elabora e poi che cerca di comunicare per raccontare, per leggere l'Europa attuale e l'Europa nel suo futuro. Ma noi abbiamo della testimonianza, è una persona che stava in biblioteca moltissimo, leggeva giornali, prima di tutto, ovviamente, stampa di tutti i tipi, poi anche approfondiva, su come questa cosa sull'etnologia slava, con testi specifici, ma quello che riesce ad avere a Londra è una selezione della informazione. Il tema vero è che a Londra non è che non ci fosse informazione, per i tempi, era l'internet a disposizione, nel senso che lì affluivano informazioni di tipo economico, informazioni di tipo sociale, geografico, e in grandissima copia come non ne aveva mai viste. Anche lì si trattava di selezionare. Allora lui seleziona da un lato con le carte geografiche, sono tutte prodotte in ambiente tedesco o britannico, quelle che usa, non sono carte italiane, e questo è già significativo per il livello di dettaglio che esse sviluppano. Poi dall'altra parte è chiaro che nel momento in cui comincia a frequentare, e questo lo possiamo anche vedere attraverso il carteggio, intellettuali esuli che vengono dal resto d'Europa, questi gli comunicano delle bibliografie speciali, chiamiamole così, alle quali riferirsi, e lui attraverso queste poi si fa il suo percorso formativo, informativo, che poi banalizza, fra virgolette, in queste visioni. Questo è un po' il lavoro che fa. Quindi è un personaggio che aveva una quantità di letture quotidiane colossali, perché doveva filtrare tutta questa massa di informazioni, che però non sono informazioni politiche, attenzione. Lui prende la parte politica, la parte etnografica, la parte folclorica, la parte letteraria, la parte economica, anche quella, la parte commerciale, cerca di fare sintesi. Poi che cosa fa? Siccome lui non è un saggista economico, non è John Stuart Mill, non è chiaramente personaggio di questo tipo, chiaramente la usa per il suo scopo, che è uno scopo tipicamente politico, di azione, questo è chiaro. Però è uno dei pochi che il tema vero è: qual è la straordinarietà di questo personaggio? È il fatto che lui lo fa per anni 40, questo lavoro, senza smettere mai. Cioè, di solito le persone che lo fanno, come fa il sindaco, le fanno per alcuni anni, poi pensano che sia meglio fare altre cose nella vita. Il caso suo specifico è che egli sceglie di fare questo mestiere per decenni, quindi costruisce una sua specializzazione all'interno di questo modo di organizzare la sua vita di studio e la vita di relazione, che lo rende una miniera vivente di informazioni. Cioè, per cui lui alla fine, secondo me nel 1871, è prigioniero della sua erudizione. Cioè, questo poi è il limite: quando si invecchia
si tende a leggere le informazioni nuove alla luce delle idee ricevute molto più di quanto si faccia a 30 anni. E se non ci sono forti iniezioni di realtà presenti, le persone tendono a fare questa operazione, è naturale, biologicamente naturale. E lui in qualche modo è vittima di questo, sicuramente per una buona parte della sua ultima riflessione di livello internazionale, che secondo me degli anni 60 è sicuramente meno lucida di quanto fosse stata nel momento apicale, cioè gli anni 1847-1855. Cristian. Federico Chabot ci ha restituito i Visconti Venosta come simbolo della politica moderata, però nasce con Mazziniano e poi successivamente la sinistra storica al governo, insomma gran parte di loro viene dalla scuola di Mazzini. Rimane qualcosa di queste visioni anche come modello negativo? Diciamo che rimane sicuramente nell'ambito del mondo della sinistra garibaldina, che come dire, continua addirittura la parte applicativa, no? Perché questi continuano a fare delle campagne assurde, in posti improbabili, per delle cause che non capiscono. Questo è loro, cioè vanno a combattere in Bosnia nel 1878, non sanno neanche cos'è, vanno a combattere poi per la guerra turco-greca del 1897, e anche lì un guazzabuglio non chiarissimo, eccetera, eccetera. Ma lo fanno rimanendo fedeli alle impostazioni, quindi sono, diciamo che si chiude la lettura della mappa alla morte di Mazzini e questi non fanno altro che riprendere la mappa e applicarla senza leggere il presente. Sono pochissimi quelli che si sforzano di capire, di leggere che cosa nel frattempo è accaduto, quando in realtà poi le nazionalità slave nascono, perché non è che non nascono, poi negli anni 70 ci sono sul serio e quindi ci sono delle dinamiche che però a queste persone sfuggono, li leggono ancora in quella chiave ipersemplificata, diciamo, immaginaria degli anni 50. E questa è una parte abbastanza scontata e tutto sommato assolutamente diciamo, ricostruibile anche a livello filologico. Cioè noi possiamo negli scritti di questi trovare riferimenti che sono in qualche modo adesivi alle mappe mentali del 1873-1871. Potremmo fare degli schemi lineari, cioè proprio una sorta di genealogia. Per quello che riguarda la classe dirigente, invece di tipo liberale, lì la cosa è veramente più complessa, perché in realtà queste mappe qui non sono quelle che funzionano, perché quella che funziona è la bilancia della soddisfatta di Cavour ed è quella che impronta le relazioni, salvo, come sappiamo, nel periodo diciamo irredentista, l'Italia irredenta, dal 1877 in poi, questa sorta di grande deviazione in senso anti-austriaco e diciamo nazionalista, che secondo me sarebbe da studiare, ma non l'ha fatto nessuno, come forma parallelamente al movimento jingoista. Cioè sono forme che si sviluppano tutti gli stessi anni. Il movimento jingoista in Inghilterra è un movimento nazionalista fondamentalmente in chiave antirussa, anti-ottomana, insomma in una maniera abbastanza confusa, che è quella che distrugge poi la politica di Gladstone nei primi anni Ottanta. Sono tutte e due forme di organizzazione politica che si costruiscono one issue, cioè su un tema internazionale. La politica estera imperiale nel caso del jingoismo, però a livello popolare, pop, una politica internazionale pop. Nel caso invece dell'Italia irredenta, la questione Trento e Trieste. Cioè i due processi sono, anche dal punto di vista cronologico, paralleli e forse sono il frutto di anche trasformazioni della politica a livello di rapporto fra comunicazione politica d'élite di massa, che sono in quel momento in gestazione, mi viene da dire. Però siccome non l'ha studiato nessuno, sto parlando di supposizioni. Il caso jingoista e dei meetings contro le stragi bulgare degli ottomani sono stati studiati in Inghilterra, quindi quel periodo e
diciamo, la crisi del movimento di Gladstone. Gladstone che si recupera la chiave del neocristianesimo Gerusalemme in questa chiave qui, poi si vede sopraffatto dall'imperialismo invece in una chiave ipernazionalista durante queste, quindi lui alla fine viene superato in questo movimento estremista che aveva evocato da un certo punto di vista, fa un po' l'apprendista stregone. La stessa cosa diciamo emerge a sinistra, e c'è una fase fra il 1878 fino alla triplice in cui questo tema sembra radicalizzare anche la posizione di governo dentro la sinistra al potere, De Preti, Scairoli, eccetera eccetera. Poi in realtà lì la chiusura invece in senso conservatore, perché diciamo la monarchia è più forte. In Inghilterra invece il movimento in qualche modo cambia la politica, cioè cambia le modalità della politica e costringe i liberali inglesi a diventare un'altra cosa fondamentalmente. Poi c'è il tema dell'home rule, eccetera, quindi c'è l'unionismo e comunque rimane sempre questa radicalizzazione a livello di massa che irrompe nella scena politica. Quindi sarebbe da studiare questa chiave comparata, potrebbe essere una bella tesi dottorato, sì. Mi verrebbe da dire, se siamo che cosa. C'è dubbio. Sì. Bene, non so se c'è qualche altra curiosità. Ecco, niente, allora io ringrazierei molto il professor Balzani per questo ricchissimo intervento che ha trovato una sua ulteriore conferma nel suggerimento di una tesi, cioè siamo nella sede proprio più appropriata, mi pare, per questa cosa. Davvero grazie molto. Grazie.